Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico, questo episodio dal colore letterario. Proveremo a parlare di tecniche letterarie. Un breve disclaimer: io sono sicuramente il meno titolato a ragionare di tecniche letterarie. Non ho una cultura classica ma tecnica, ho una laurea in economia e non in lettere, quindi prendete il contenuto di questo file come una sorta di introduzione approssimativa a cosa sono le tecniche letterarie. Se volete apprendere le tecniche letterarie, a mio avviso avete solo tre soluzioni. 1. Vi iscrivete ad un corso di scrittura creativa. 2. Scegliete un genere letterario che vi piace, nel mio caso la fantascienza, ed un secondo genere letterario che vi piace un pochino meno, nel mio caso la weird fiction. Poi leggete, leggete, leggete i racconti e state lontani dai libri. I racconti si trovano gratis, specie sulle Pulp Mags, mentre i libri in genere si pagano. Inoltre i racconti sono più corti dei libri, ma potrete leggere di più a parità di tempo investito. E poiché i racconti sono scritti da autori diversi, le tecniche letterarie applicate spesso saranno diverse ed eterogenee, piuttosto che leggere i libri di un autore o qualche autore, a parità di tempo ovviamente. In questo modo, a parità di tempo impiegato ovviamente, leggendo racconti e non libri, avrete modo di prendere visione di più tecniche letterarie rispetto a leggere uno o due libri, perché un autore in un libro di solito applica un limitato numero di tecniche letterarie eterogenee. 3. Cliccate in descrizione di questo file dove sarete catapultati ad un vero corso gratuito di scrittura creativa in cui apprenderete tutti gli strumenti che vi serviranno, approcciando però per argomenti. Dunque, scrivere senza una pianificazione, a mio avviso, è da bischiri, è come viaggiare senza sapere dove andare, è altissima la probabilità di perdersi. Saper pianificare un racconto di un libro rispetto, diciamo, al messaggio che si vuole veicolare è, a mio avviso, essenziale. È fondamentale saper scrivere plot di azione, plot di personaggi, plot di pensieri, appunto per muovere l'intreccio. È altrettanto importante conoscere gli strumenti delle tecniche letterarie per potenziare la sospensione di incredulità, aggradare il lettore facendo contestualmente procedere la favola. Dunque, per come l'ho capito io, le tecniche letterarie sono uno stonf. Ci sperderete se le vorrete apprendere tutte, e a mio avviso molte e anche variegate non le capirete nemmeno, specie se siete autodidatti un po' come me. A mio avviso, ecco, non tutte le tecniche letterarie sono utili, altre invece sono utilissime. Quindi il mio consiglio è di scegliere di apprendere un limitato numero di tecniche letterarie, solo quelle più importanti ed utili, ed ignorare tutte le altre. Per esempio, nell'Uomo Dorato, nel racconto Il Teschio, e quanto nell'Autore Preminente e nel Problema con le Bolle, Philip Dick non usa mai il flashback. La fabula e l'intreccio procedono di pari passo. Anche Matheson, in Discesa e in Fratello di una macchina, non usa mai il flashback. Windham, invece, in Ciochi, usa il flashback. Tutto il racconto è sin dall'inizio de fatto un grande flashback, che però ovviamente non è preceduto da un cliffhanger. Di conseguenza, fabula ed intreccio scorrono praticamente in modo coerente, cioè senza un'apparente rottura. Quindi, come vedete, è possibile scrivere bei racconti di fantascienza anche facendo a meno del flashback, che invece è una tecnica letteraria utilissima e praticamente conosciuta, penso, da tutti. Quindi,
questo elenco vi citerò le tecniche letterarie che io ho trovato più utili in relazione a narratori interni ed esterni alla favola che sono non onniscienti. Il narratore esterno onnisciente a me proprio non piace per nulla. Questo podcast esporrò in modo astratto una serie di tecniche letterarie per come le ho apprese, poi se voi le vorrete approfondire ed imparare è ovvio che le dovrete saper riconoscere mentre leggete, poi starà a voi provare ad applicarle dentro i vostri racconti. Come in tutte le cose, chi non fa non sbaglia e l'esperienza migliora il fare. Quindi il mio consiglio è di sperimentare, costruendo prequel, sequel, interquel di racconti, applicando tecniche letterarie diverse per provare ad apprenderne al meglio il loro uso. Se scriverete racconti e non libri, con meno tempo e meno risorse spese apprenderete, a mio avviso, in modo autodidatta le più utili e più importanti tecniche letterarie. Io vi consiglio di pianificare ossessivamente ogni cosa, spezzate la favola in sequenze o macrosequenze e numeratele. Poi in ogni sequenza definite il colore del plot, plot di azione, plot di personaggi, plot di pensieri, ed accanto definite che tecnica letteraria applicherete. Nel caso di un flashback, ecco, dovrete riscrivere cronologicamente l'intreccio, in altro modo, riordinando ovviamente cronologicamente le sequenze e macrosequenze, tenendo presente al punto del fatto che esiste un flashback, quindi di conseguenza intreccio e favola divergeranno. In questo modo, appunto, intreccio, avrete sempre ben chiaro cos'è la favola, che cos'è l'intreccio, e nello stesso tempo nei vostri racconti, diciamo, sarà sempre tutto mosso, sia il punto di vista che praticamente anche, diciamo, le varie tecniche in cui svilupperete le vostre sequenze, perché pianificando l'indice avrete una mappa del carico di lavoro da svolgere per il racconto, non vi perderete mai per strada. Se poi i vostri personaggi inizieranno a raccontarvi altre cose, ecco, allora avrete due opzioni: o provate a riadattare l'intreccio in altro modo, e lo potrete fare perché in un racconto, diciamo, la favola è relativamente corta, oppure appiccicate cliffhanger e fate dei sequel, oppure scrivete dei prequel di racconti. Ambientazione e trasposizione letteraria. Una trasposizione letteraria o adattamento letterario è un'opera narrativa scritta basandosi sulla trama, personaggi e favola di un'opera originariamente nata per un diverso medium. Può trattarsi di un racconto, di un romanzo basato sulla sceneggiatura di un film o telefilm, o di un fumetto, oppure di un videogioco. In questo caso quindi si parla di romanzatura o romanzamento di film o videogiochi. L'ambientazione è un termine utilizzato nella letteratura riferito al tempo e al luogo nel quale si svolgono gli eventi della storia, ed è importante per varie forme di letterarie come racconti, novelle, opere teatrali, sceneggiature. Ora, l'ambientazione fornisce uno sfondo generale per la storia, oppure può anche indicare il momento e il luogo in cui si svolge una singola scena di un racconto. Queste due tecniche letterarie sono molto molto importanti se usate ad esempio dei videogiochi con cui vi programmate ad hoc ambientazioni e scontri per tentare di esplorare gli ambienti di cui poi vorrete parlare, quindi romanzare. Prendete un po' come il gameplay, come un metodo di esplorazione. Quindi dovrete poi romanzare il vostro gameplay, ossia integrare nella scrittura tutte quelle cose che in un videogioco, diciamo, non sono contenute, ma che invece in un libro ci sono, nonché dovrete rimuovere e adattare tutte le cose che invece stanno in un videogame, ma non possono entrare in un libro. La parallissi.
La paralissi è un restringimento ingiustificato e improvviso della prospettiva di un racconto. Dunque, lo scrittore decide quali informazioni passare direttamente ai lettori e quali informazioni passare indirettamente, ossia farle dedurre al lettore. Quali altre informazioni non passare al lettore perché occorrono per un colpo di scena oppure semplicemente perché sono superflue ed estranee alla progressione della favola e per evitare di allungare la broda si omettono. Quando l'autore, per mano della voce narrante, toglie l'accesso ad un'informazione al lettore, ad esempio ai pensieri di un personaggio che in precedenza invece aveva deciso di fornire, ecco allora si crea una parallissi. Artificio di regressione. L'artificio della regressione è una tecnica narrativa usata dagli scrittori veristi. Questa tecnica consiste nell'annullare tutti i linguaggi forbiti e colti quando la voce narrante sono determinati personaggi di basso livello. La si applica sia con il discorso diretto, ossia con i dialoghi, che soprattutto con il discorso indiretto libero. È indispensabile, a mio avviso, questa tecnica per la caratterizzazione dei personaggi, assieme ad associare gesti degli stessi, dato che, diciamo, se si vuol provare a rendere visiva la scrittura come se fosse un film che si dispiega nella mente dei lettori, ecco, c'è sempre da ricordare il fatto che le persone quando comunicano usano parole e gesti, quindi il linguaggio non verbale. Di conseguenza, nei dialoghi quanto nell'artificio di regressione si deve tener conto appunto di entrambe le due componenti. Discorso indiretto libero e flusso di coscienza. Il discorso indiretto libero è una tecnica letteraria. Consiste in una variante del discorso indiretto che fonde la modalità del discorso diretto e di quello indiretto in una forma ibrida. Si forma così un discorso indiretto in cui sono stati eliminati i verbi reggenti, come ad esempio dire, pensare, chiedere, ordinare. Il discorso indiretto quindi passa attraverso, diciamo, in una sorta di mediazione e mantiene sia le forme e strutture grammaticali del discorso diretto, ma la voce narrante dell'autore si fonde con la voce dei personaggi. Invece, nel flusso di coscienza, si ha la libera rappresentazione dei pensieri di un personaggio, così come compaiono nella mente, prima che questi siano riorganizzati logicamente in frasi. Il flusso di coscienza viene realizzato tramite il monologo interiore, quando emerge in primo piano appunto l'individuo con i suoi conflitti interiori, le sue emozioni, i sentimenti, le passioni e le sensazioni. Analessi o retrospezione, paroloni per dire il mitico e fantastico flashback. Il flashback è un procedimento narrativo che penso tutti conoscono. Solitamente si lega ai cliffhanger, ossia all'appeso, in cui si interrompe un'azione dinamica, solitamente sul più bello, appunto questo è il cliffhanger, per andare da un'altra parte. Ecco, appunto, si riavvolge la favola, solitamente accostandosi ad un flashback ed esponendo gli avvenimenti che precedono il punto in cui poi ovviamente si è interrotto la narrazione. Poi abbiamo la descrizione. La funzione di questa tecnica è descrivere qualcosa, un'azione, un luogo, persone, oggetti, ambienti, nella dimensione dei sensi, appunto dei cinque sensi, vista, udito e olfatto, ed eventualmente, ma non necessariamente, anche il tatto e il gusto. In genere la descrizione illustra in modo scientifico conoscenze che possono essere interpretate in un unico modo. Il riassunto. Il riassunto, anche detto estratto o compendio, è una sintesi esplicativa esposta nel suo significato sostanziale. Ora, non abusate troppo del riassunto, che solitamente viene immediatamente percepito in spiegone ed infodump dal lettore. Meglio nascondere lo spiegone, ad esempio, nel testo informativo, che è una tecnica letteraria che immagina un tipo di testo come un giornale, una rivista, un dossier,
da cui veicolare appunto uno spiegone dal tono giornalistico, oppure uno spiegone con un tono scientifico. Per esteso, tale tecnica può essere applicata immaginando la presenza all'interno della favola di varie altre fonti informative come radio, televisione, web, a cui aggiungere ovviamente breve sintesi o discorsi diretti o indiretti, senza necessariamente utilizzare i dialoghi. Dentro alla tecnica del testo espositivo si può anche immaginare ad esempio l'uso del diario, da cui far passare subito informazioni, ad esempio con un discorso indiretto libero ad un flusso di coscienza in relazione ai contenuti del materiale informativo, quindi dello spiegone cervellotico che è interno praticamente al diario. Estetizzazione della violenza. Con estetizzazione della violenza in campo letterario, televisivo o cinematografico o ludico nei videogiochi si intende una messa in scena della violenza prolungata e rilevante. A mio avviso non dovete abusare troppo di questa tecnica e soprattutto non fermatevi mai in modo ossessivo, meticoloso e puntuale, come se il lettore stesse osservando tutto dentro ad un microscopio amplificato e rallentato. La descrizione degli effetti della violenza, a mio avviso, deve essere asciutta, perché l'alternativa è una scrittura brodosa che si sofferma sui particolari, ozia con gusto sadico, sul gusto dell'orrido, del macabro e della violenza gratuita, che però a me non piacciono. Obiettivamente servono poche parole precise per descrivere e o far intuire al lettore cosa sia successo di negativo in un impatto violento, senza necessariamente dover scadere nel gusto dell'orrido e del macabro con descrizioni meticolose e lunghe che non finiscono mai. Poi abbiamo la messa in abisso. È un espediente narratologico che prevede la duplicazione di una sequenza di eventi, oppure la collocazione di una sequenza esemplare che però condensa in sé il significato ultimo della vicenda in cui è collocata e a cui rassomiglia tutta la favola. È davvero molto bella la messa in abisso, specialmente diciamo la parte relativa esposta a due volte di una stessa azione, che si sintetizza appunto il significato di una vicenda. È un'ottima appunto per fare un incipit e poi chiudere un testo. Abbiamo la tecnica dello straniamento, che ha lo scopo di far uscire il lettore dall'automatismo della percezione, ossia relativa a fatti, a persone e oggetti. La descrizione deve essere estraniante, come se fosse stata vista per la prima volta tramite paragoni con altri oggetti. Un'ottima tecnica annessa ad esempio agli shock dopo un'esplosione ravvicinata, in cui i sensi sono temporaneamente disabilitati almeno in parte, oppure se ci si deve porre in un'ottica di qualcuno che è gravemente ferito e sta per perdere i sensi, oppure se compare qualcosa di alieno di cui non se ne conosce niente e nulla. Il correlativo oggettivo è definito come una serie di oggetti, una situazione, una catena di eventi pronti a trasformarsi in un'emozione particolare. Eliot disse che, come l'acqua e la terra sono i correlativi predeterminati di un'emozione, cioè cose la cui presenza permette l'esistenza di un'emozione, così esistono dei correlativi oggettivi di un'emozione, cioè oggetti la cui presenza permette la nascita di una certa emozione. E poi aggiunge Eliot che trovare dei correlativi oggettivi di un'emozione è l'unica maniera di descrivere l'emozione letterariamente. Io in parte non ci ho capito molto, ma indubbiamente in relazione diciamo all'utilizzo di immagini su armi da fuoco, queste possono essere dei correlativi oggettivi piuttosto chiari. Comunque, in termini di problemi e di incipit,
Io sono solito praticamente associare a testi oppure a capitoli addirittura dei testi musicali, e quindi praticamente i lettori, dopo aver letto il testo, spero che associino il testo ai pezzi musicali e viceversa, quindi proemi ed incipit di tipo musicale.